Porto di Marina, entro la fine dell'estate le prime barche già venduti, 100 dei 500 posti previsti. Una delegazione del comune di Pisa ha visitato il cantiere del porto di Marina per fare il punto della situazione a pochi mesi dall'inizio della stagione estiva. Beh, è un'opera straordinaria, di grande ingegneria, con tutte le tecnologie più moderne e anche seguendo tutte le prescrizioni ambientali più accorte, ecco. Il tutto è anche costato molto ai costruttori, ma era dovuto perché siamo in foce d'Arno, siamo in un'area particolarmente delicata. Ci sarà una vista straordinaria, mozzafiato, sulle Apuane o sull'abitato di Marina di Pisa. Si tratta di un'opera di dimensione tale da avere una rilevanza nazionale, ecco, sarà una ricchezza per il litorale, per Pisa, ma per tutta la Toscana, e credo un grande esempio di un'Italia che va avanti nonostante la crisi, perché bisogna tenere conto che tutto questo si fa in un momento difficilissimo. Quindi io spero che entro fine luglio, quando si aprirà all'acqua, questo sia un segnale di riscatto che vada molto oltre la nostra città. Quali sono le curiosità che sono emerse in questo sopralluogo? Beh, intanto lo stato d'avanzamento dei lavori, che procede con grande determinazione nel rispetto del cronoprogramma. Abbiamo qualche giorno di ritardo dovuto ai tempi, diciamo così, passati, ma siamo in condizione di dire che nell'estate potremmo già sperare di aprire. Avete fatto anche un pezzettino di promenade, che impressione ha suscitato? Beh, una bella sensazione, perché vi ricorderete la presenza dei caproni industriali dismessi ormai da 20 anni. Lo scenario è uno scenario comunque che dà un bel colpo e si vede tutta Marina, continueremo a vederla, si vede dall'altra parte le Alpi, quindi uno scenario veramente stupendo. Il presidente della Bocca d'Arno, Stefano Bottai, ha confermato l'interessamento degli inglesi per la struttura, sia per il particolare pregio dell'opera in sé, sia per la vicinanza con l'aeroporto e l'autostrada.